Ragazzi, ciao a tutti ancora. Allora, qualcuno mi ha chiesto di fare un video in italiano del clone Glitch e qualcun altro chiedeva se il Glitch funziona con la versione 1 del gioco, quindi la versione non patchata. Io non lo so, questo non lo so perché io gioco da Steam, quindi ho solo la versione patchata. E per quanto riguarda il Glitch, ripeto che è molto semplice. Allora, funziona solo con quegli strumenti, quegli oggetti, strumenti che dir si voglia, che quando vengono selezionati chiedono se vuoi utilizzarli oppure no, quindi in questo caso diciamo no. Allora, per quanto riguarda l'arma, potete equipaggiare una mano, due mani, fare un attacco veloce, fare un attacco lento, non ha importanza, ho scoperto che non ha importanza, potete equipaggiare quello che volete. Il consiglio che vi do è, vabbè, personalmente lo faccio con gli attacchi veloci. Perché poco prima che l'animazione finisca, voi dovete premere il tasto che utilizzate per consumare l'oggetto selezionato, quindi l'anima della farfalla della luna. Io avendo un controller 360, nel mio caso si indica il pulsante blu, il pulsante X, ok? E col pulsante startup ovviamente il menu. Quindi voi dovete fare un attacco rapido, veloce, che dir si voglia. Poco prima che l'animazione finisca, dovete consumare, tra virgolette, l'oggetto e subito dopo premere il tasto start, quindi la sequenza è per me RB, X e start. Quindi prima attaccate, poi premete X e poi start. Se tutto ha funzionato, non dovete, state calmi, non dovete correre niente, aprite il menu, andate sulla fischietta Estus, cioè potete anche girare intanto, e fate usa oggetto. Ecco, e il gioco vi chiede se volete usare l'anima della farfalla luna invece. Voi dite di sì. E avete utilizzato lo strumento però conservando, basta. Quindi per attaccate premete X e poi start subito appena prima che finisca l'animazione. Poi andate nel menu, sulla fiaschetta, dite di utilizzarla. Lui vi dice volete usare invece la farfalla? No, sì, come no. Basta, tutto qui. Se non funziona con la versione del gioco non patchata, perché probabilmente non funzionava, quindi so che ci sono altri glitch, ma non ho modo né di provarli né di sperimentarli, quindi non so cosa dire. Questo comunque dovrebbe funzionare già con la release. Ok? Boh, se avete altri dubbi, basta chiedere.